precipitazioni e fenomeni meteorologici. L'atmosfera si suddivide in 5 strati: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera ed esosfera. La troposfera si estende dalla superficie fino a quasi 10 km ed è la sede dei fenomeni meteorologici. La pressione atmosferica è influenzata da diversi fattori: altitudine, umidità e temperatura dell'aria. La differenza di pressione tra due regioni provoca lo spostamento dell'aria da quella ad alta pressione, anticiclone, verso quella a bassa pressione, ciclone, dando origine ai venti. Nella bassa troposfera, zone permanenti di alta o bassa pressione generano celle convettive e venti costanti come gli alisei, i venti occidentali e venti orientali polari. I venti periodici invertono continuamente la loro direzione. A livello locale, lungo le coste, di giorno sul mare si genera una brezza di mare verso la terra. Nelle ore notturne la direzione del vento si inverte e la brezza di terra soffia verso il mare. Nelle zone di montagna, di giorno le brezze di valle spirano dalle valli verso le cime e la sera le brezze di monte spirano verso le valli. Contrasti barici estesi su spazi molto più vasti generano i monsoni. Essi invertono la direzione a ritmo stagionale, spirando in estate dall'oceano verso il continente, apportando grandi piogge. Nell'alta troposfera, correnti occidentali e correnti orientali seguono l'andamento dei paralleli con velocità anche pari a 500 km all'ora. Al di sopra della troposfera, le correnti a getto, grandi masse di aria che si spostano a grande velocità. Quando una massa d'aria sale verso l'alto, si raffredda e il vapore acqueo condensa intorno a minuscole particelle di fumo, polveri o cristalli, dando origine a minuscole goccioline di acqua e formando le nubi. Gli strati possono assumere aspetti molto vari, come i nembostrati, nuvole grigie e scure e cariche di pioggia. Ai cumulonembi sono spesso associati fenomeni temporaleschi. I cumuli sono le nuvole del bel tempo. Ad altezze superiori troviamo altocumuli, associati a piogge. I cirri sono formati da minuscoli aghi di ghiaccio, di aspetto filamentoso, e possono assumere diverse forme, come i cirrocumuli o i cirrostrati. Quando le goccioline di acqua diventano troppo grandi per restare in sospensione, si verifica il fenomeno delle precipitazioni. La pioggia ha origine quando le goccioline di acqua si scontrano diventando sempre più grandi e cadono verso il suolo per gravità. La neve si verifica quando, all'interno della nuvola, la temperatura è inferiore a 0 gradi e le goccioline di acqua solidificano in cristalli di ghiaccio che cadono al suolo. Quando le goccioline di acqua vengono sospese verso l'alto, dove ghiacciano, e poi verso il basso, dove si aggregano con altre goccioline, diventano minuscole sfere di ghiaccio che cadono al suolo formando la grandine.